e parlato giustamente di questi di queste aspirazioni al matrimonio, a quello che è, diciamo, ad un rapporto con un partner che si è manifestata anche in tempi precoci rispetto alla percezione che abbiamo noi del fatto storico. Però questa è una percezione che avevano gli omosessuali del passato, nel senso che alcuni di loro hanno rivendicato anche una vita affettiva, una legittima vita affettiva. La percezione che ho, leggendo il tuo libro, leggendo altre cose, che invece coloro che dall'esterno si sono interrogati sul fenomeno hanno guardato sempre solo all'atto sessuale in sé. Allora, l'omosessualità, e questa è una domanda che ti pongo anche qui, che parte dal discorso storico ma che poi può abbracciare considerazioni un po' più ampie. L'omosessualità, paradossalmente, quanto ha a che fare con la sessualità? Mi spiego, anche leggendo il libro di Barbagli e Colombo, Omosessuali Moderni, una delle domande che vengono poste ad un campione significativo di omosessuali, sia uomini sia donne, è quando per la prima volta avete percepito di essere omosessuali o comunque diversi rispetto agli amici. Poi naturalmente col passare del tempo avete dato un nome a questa diversità si è chiamata omosessualità o lesbismo. Ebbene, quasi tutti dicevano che questa percezione, o comunque una grande parte di costoro, diceva che questa percezione l'aveva avuta in età prepuberale, quando per esempio non voleva andare a giocare a pallone con gli amichetti, e questo segnava uno stacco rispetto al resto del mondo, e così per le ragazze che semmai non volevano giocare con le bambole, volevano fare un'altra cosa. Prima ancora che intervenisse la simpatia per la persona del proprio sesso, che questa simpatia in età post-puberale diventasse un'attrazione sessuale natura, un sentimento, qualche cosa. Allora, quello che mi chiedo è la differenza tra un omosessuale e un eterosessuale ha a che fare col sesso, o comunque parte dal sesso e poi investe la personalità anche per il vissuto di marginalità, di differenza, di altro, oppure c'è qualcosa che non è immediatamente riconducibile alla sessualità in senso stretto? Come dire, una donna è un uomo con diversi gusti sessuali o un'identità in sé? È la stessa cosa, un omosessuale rispetto a un eterosessuale ha soltanto dei gusti sessuali diversi, oppure ha una natura differente, anche quando questa natura non deriva da marginalità o da una sottocultura o da altro? Allora, ti sgrido perché mi hai fatto una domanda che riguarda il presente e non il passato. Ma ti perdono perché questa domanda se la sono fatta anche i nostri antenati. Nel senso che la storia è sempre una storia, è storia contemporanea. Per esempio, abbiamo un documento molto bello che sono i problemata attribuiti ad Aristotele, che già diversi secoli prima di Cristo si pone la domanda di: ma che cosa è mai che fa sì che alcune persone provino piacere nel farsi sodomizzare? Ma in fondo anche il Simposio di Platone ruota intorno a che cosa causa la preferenza di alcune persone per lo stesso sesso e altre per il sesso opposto. Dà una risposta filosofica e non scientifica, ma la domanda è la stessa: che cosa causa questi comportamenti? Perché effettivamente i nostri antenati sono posti ripetutamente questa domanda: ma perché? Ma perché alcune persone fanno questa cosa così strana, così illogica? Ma come può un uomo desiderare un altro uomo? Come può una donna desiderare un'altra donna? È palese che si tratta di cose assurde, no? Che non stanno né in cielo né in terra. E hanno dato le risposte più assurde, la principale del quale nei secoli passati è stata l'istigazione diabolica, perché il diavolo gode a farci fare cose completamente dissennate. Però la domanda che mi stai facendo va a toccare proprio l'unico punto in cui la differenza tra i maschi e le femmine omosessuali ci fa un po' dubitare che possa avere senso una categoria omosessuale che ingloba contemporaneamente gay e lesbiche, perché noi siamo stati socializzati in quanto gay, in quanto lesbiche, non in quanto gay, ma quanto maschi e in quanto femmine. Il mondo gay maschile ha sempre avuto il problema dell'affettività, cioè i gay che fin da quando erano bambini sono stati educati che il vero maschio non deve chiedere mai, scopa a 380 gradi,
E le lesbiche hanno sempre avuto problemi con la sessualità. Le mie amiche che mi raccontano di questi innamoramenti che vanno avanti per 5 anni senza che nessuna delle due abbia il coraggio di fare una proposta di tipo sessuale. E non è un caso che non succeda in senso opposto alla nostra educazione, ma assecondando la nostra educazione, secondo cui l'uomo agisce la sessualità e la donna la subisce. Sicuramente nel corso dei secoli le persone omosessuali hanno vissuto, hanno agito il loro desiderio anche secondo i canali dell'educazione che avevano ricevuta. Affettività, sessualità. In secoli diversi, momenti diversi, culture diverse hanno dato risposte diverse. Mi ha molto interessato, per esempio, esaminare nel libro la risposta che dà Marsilio Ficino nel 1400. Marsilio Ficino è un filosofo molto importante perché è quello che aiuta l'Occidente a riscoprire Platone, che durante il Medioevo era stato completamente dimenticato. Arrivano i dotti greci in fuga dalla conquista di Costantinopoli, portano con sé i loro codici e gli occidentali riscoprono questo filosofo che parla di amore. E parla di amore tra un Erasteus e un Eromenos, tra un uomo adulto e un ragazzo, e dice che quello è il vero amore, perché l'amore tra un uomo e una donna è contaminato dalla necessità della riproduzione della razza, che è un istinto potente, mentre invece l'amore tra un uomo e un ragazzo è un amore puro. E quindi, essendo puro, dice Ficino, è il vero amore. È l'amore grazie al quale l'uomo riconosce nella bellezza del ragazzo l'idea platonica della bellezza di Dio, che come in uno specchio si riflette nella bellezza del ragazzo. Ora voi immaginate, hanno cominciato subito a ironizzare su queste cose, perché non si può riconoscere Dio in un bel vecchio o in un brutto ragazzo? Ovviamente perché sia Platone sia Marsilio Ficino stanno ciurlando nel manico, stanno ingannando le loro risposte. Però è molto importante che Ficino sia riuscito a rendere accettabile un'esigenza, un modo di amare, e a renderla culturalmente rispettabile al punto tale che per un secolo tutti gli omosessuali di quel secolo parlano secondo i termini dell'amor platonico. Trovate quest'idea in Leonardo da Vinci, in Michelangelo, nei sonetti di Shakespeare, in veramente decine di documenti, perché è qualcosa di culturalmente accettabile. Dopodiché però comunque gli eterosessuali si rendono conto che questi amatori dell'anima tendono anche a voler allungare un po' le mani su questo bel ragazzo, e entro il 1550 il concetto di amor socratico diventa un sinonimo di sodomia, e l'amante socratico di sodomita. Ovviamente, se guardate Dictionnaire philosophique di Voltaire, la voce amour non mais socratique, amore cosiddetto socratico, parla di sodomia, né più né meno. Per cui, cioè, noi possiamo inventarci cose, ma la società non è composta da idioti, si sono accorti benissimo cosa c'era dietro. Però delle strategie più usate nel corso della storia per rendere accettabile l'amore omosessuale è stato quello di separare, scindere sesso e affettività. Non solo da parte degli omosessuali, perché una delle domande, uno dei grandissimi punti interrogativi della ricerca storica sull'omosessualità è qual è il rapporto tra amicizia e amore omosessuale. E c'è un libro molto bello di Alan Bray, che consiglio sempre nelle mie conferenze, intitolato The Friend, l'amico, che parte dalla constatazione del fatto che in Inghilterra esistono molte tombe in cui due uomini e due donne si sono fatti seppellire insieme, nonostante spesso fossero padri e madri di famiglia, per esprimere la loro amicizia con un'altra persona. E a partire da questo dato Bray scopre che nella società antica, nella società medievale, l'amicizia si configura attraverso il dono del corpo, non attraverso il dono dell'anima. L'amico è colui che ti sovviene corporealmente, non psicologicamente. Oggi noi abbiamo una visione esattamente inversa delle cose, a partire dall'epoca romantica in poi. Ma nell'antichità l'amore ideale è l'amore dei due cavalieri, l'amore cavalleresco. L'amore cavalleresco non è l'amore di un cavaliere per una dama, ma l'amore tra due cavalieri tra di loro. Questo perché attraverso una definizione molto restrittiva di cosa vuol dire amore e sessualità, la società antica aveva
separato artificialmente l'amore tra persone dello stesso sesso e il coito fra persone dello stesso sesso. E questo è un fenomeno che possiamo capire meglio se pensiamo, per esempio, a come succeda oggi nella società islamica. Quante volte gli occidentali hanno frainteso il senso di due marocchini o algerini o tunisini che camminano mano per la mano per strada? Sono due froci? No, sono due amici che esprimono la loro amicizia attraverso un gesto che in quel contesto culturale significa amicizia, non siamo amanti. Questo perché la tabuizzazione del comportamento omosessuale è talmente forte in questi contesti, sia la Tunisia di oggi, sia l'Occidente di mille anni fa, che certi comportamenti sono impensabili. Cioè non è assolutamente pensabile che due persone che vanno in giro mano nella mano poi facciano sesso fra di loro. Esattamente come se vedete una suora che ha la mano sulla testa di un bambino, non pensate che vada a letto con quel bambino. È proprio il contesto che fa sì che in questa cultura certi gesti non abbiano un significato sessuale. Questo ci porta un passo oltre, delle domande magari più interessanti forse per lo storico che per il grande pubblico, però lo voglio dire lo stesso perché dimostra come la ricerca storica apra interrogativi anche affascinanti. Nella società antica tutti dormivano in coppia, in un letto. Se si era sposati si dormiva con il coniuge o con la coniuge. Ma se due persone non erano sposate, per esempio i servitori di una casa, sia per risparmiare la quantità di letti nell'edificio, sia perché di notte il riscaldamento veniva spento, so che è una cosa molto terra-terra, ma la storia è fatta di questi dati terra-terra, le persone dormivano insieme per riscaldarsi. Quando leggete le cronache del re di Francia che va a trovare il duca di Berry, la prima cosa, sono nomi che mi sono inventato sul momento ovviamente, il duca di Berry la prima cosa che fa è cercare il servitore da fare dormire insieme a sua maestà, che deve essere un servitore che non si agita nel sonno, che non parla e che non scalcia. Ora voi immaginatevi, 1500 anni i nostri avi hanno dormito uomini con uomini e donne con donne, non uomini con donne, perché se era uomo con donna vuol dire che facevano sesso, era implicito questo fatto. Voi pensate che in 1500 anni nessuno abbia mai allungato la mano? Eppure secondo i documenti storici esattamente questa è la ricostruzione del passato. La mia lettura, che non solo la mia, è implicitamente quella di Alan Bray, è che certi comportamenti erano talmente diffusi da non rientrare neanche più nel concetto di sessualità, di sesso. Cioè che due adolescenti che dormivano nello stesso letto si allungassero la mano e si facessero un favore a vicenda era una cosa talmente normale da non essere nemmeno possibile far rientrare nel concetto di sodomia. Perché era quello che facevano tutti fondamentalmente, e quindi non ne abbiamo una definizione giuridica, non ne abbiamo... I processi per sodomia iniziati in un letto tra persone che dormivano insieme sono rarissimi e tutti si spiegano con il fatto che uno dei due aveva cercato di sodomizzare analmente l'altro, tutti, non c'è neanche un'eccezione in questo fatto. Che questa mentalità che ci sembra completamente demenziale non sia così aliena, perché i nostri antenati non erano marziani, i nostri antenati eravamo noi 500 anni fa, lo dimostra un fatto molto divertente. Voi siete magari troppo giovani per ricordarvi l'epoca in cui Bill Clinton fu messo sotto processo per aver avuto rapporti sessuali con Monica Lewinsky, una sua assistente. Si fece praticare un rapporto orale mentre era in carica e fu accusato di questo fatto e sotto giuramento affermò di non aver mai avuto rapporti sessuali con Monica Lewinsky. Monica Lewinsky era stata imbeccata da qualcuno dicendo si è ricatti il presidente degli Stati Uniti qualche soldino a casa te lo porti, e aveva conservato lo sperma su un fazzoletto che aveva tenuto in frigorifero, guardate voi. E quindi fu in grado di dimostrare al tribunale che invece il rapporto sessuale c'era stato, perché sul fazzoletto il testo del DNA si è potuto fare. Quindi Clinton fu messo sotto accusa per spergiuro, aveva dichiarato sotto giuramento di non aver mai avuto rapporti sessuali. Beh, in quel periodo furono fatte delle inchieste nelle università americane, da cui viene fuori che l'80% degli studenti ritenevano che un rapporto orale non fosse un rapporto sessuale, fosse un preliminare, ma non rientrasse nella categoria degli atti sessuali.
Allora, se 15-20 anni fa, non mi ricordo quando era presidente Clinton, se 15-20 anni fa era possibile decidere che il rapporto orale arrivato fino all'eiaculazione non è un rapporto sessuale, io non vedo perché i nostri avi di 1000 anni fa non dovessero ritenere che una masturbazione reciproca portata fino all'eiaculazione non costituisce un atto sessuale. Questa è un'altra delle tante cose per cui studiare la storia è interessante, perché rispecchiandoci nei nostri avi scopriamo che lo specchio ci rimanda un'immagine in cui in parte ci riconosciamo e in parte no. Non c'è nulla di naturale in queste definizioni, c'è tutto di culturale. Grazie anche per questa risposta. Mi sono venute altre cose, però veramente mi piacerebbe se qualcuno di voi avesse una domanda che... Anche perché adesso è qui con noi. Allora, mettiamola, lui è un docente, quindi è abituato a sollecitare. Non è come dice lui, non dovete... No, non dovete parlare. Mi volete contestare, avete qualcosa che non vi piace? Perché avete tante cose sbagliate. Ditelo. Questo lo dice. Infatti no, giusto per dire, se no va avanti lui. Ci sono? Ecco, dai, vieni. Arriviamo... che è una cosa stranissima, vorrei avere maggiori spiegazioni. Il fascismo è un buon esempio di come le traduzioni storiche ci condizionino. L'Italia appartiene a una tradizione, quella del codice napoleonico, che dopo la rivoluzione francese ha abolito il reato di sodomia, in realtà ha abolito tutti i reati immaginari, ha abolito l'eresia, la sodomia, la blasfemia, la stregoneria, e è stabilito che determinati comportamenti sono di competenza della morale, cioè della Chiesa Cattolica, e non dello Stato, che se ne disinteressa. Questa tradizione è così forte che quando il fascismo approva il codice Rocco, c'è la proposta di inserire una legge che renda un reato l'omosessualità, come era per esempio in Germania, negli Stati Uniti o in Inghilterra. Questa proposta viene cassata, con la motivazione che è molto più utile che la gente non sappia dell'esistenza di certi comportamenti di quanto sarebbe la loro esplicita punizione. Dopodiché però il fascismo è vittima della propria concezione maschilista, molto polarizzata, di maschilità e femminilità, per cui quando approva le leggi razziali, per un giro strano, ci fa rientrare anche gli omosessuali, i pederasti, in quanto minaccia per la razza. E quindi abbiamo un periodo dal 33 al 39 in cui gli omosessuali vengono mandati al confino politico. Io ho studiato l'archivio di Stato di Roma, questi processi, e personalmente mi è interessato più scoprire la continuità con una tradizione precedente, per cui il fascismo non è capace di punire apertamente l'omosessualità dichiarando che lo sta facendo, ma ha bisogno di ricorrere a dei sotterfugi per poterlo fare. Il fascismo sicuramente non approva l'omosessualità, ma diciamo così, si trova le mani legate da una tradizione giuridica che risale appunto ai tempi di Napoleone. Il nazismo invece, che fa parte di una tradizione che non nasce dal codice napoleonico, perché il codice prussiano è quello di uno Stato che non è mai stato conquistato da Napoleone, non ha nessuna remora nell'introdurre leggi sempre più repressive che poi finiscono per portare 30.000 omosessuali nei lager, dove si calcola che almeno 15.000 abbiano perso la vita. Quindi a me come storico interessa molto di più vedere le persistenze storiche, perché quando parlo della persistenza dall'epoca napoleonica al fascismo, ci vedo la stessa persistenza anche dal fascismo all'Italia democristiana del 45 o agli esponenti del Partito Democratico oggi, che ogni volta che nomini omosessualità a un esponente, un politico, un uomo politico del Partito Democratico, subito tira fuori la Chiesa Cattolica. Subito, immediatamente. Questo è un portato di un'epoca in cui Napoleone I ha fatto un concordato con la Chiesa Cattolica e ha stabilito che lo Stato di questi comportamenti non si occupa, sono competenze della morale, sono competenze della Chiesa Cattolica. Per 200 anni questa tradizione si è appunto tramandata di generazione in generazione di uomini politici, e in parte spiega anche la difficoltà che abbiamo in Italia a fare capire ai nostri uomini politici che quando discutono una legge sull'omosessualità non devono andare a chiedere al cardinale Bertone cosa ne pensa, ma possono anche decidere con la loro testa. Questo, studiare la storia, secondo me serve anche a questo.
La seconda domanda era Sinistrali da Meno. Allora, Ludovico Sinistrali da Meno è un caso forse di patologia.